Gli studiosi ritengono che la civiltà vichinga abbia avuto origine intorno al 750 d.C. nei piccoli villaggi a sud della Scandinavia. Anche se molti erano scandinavi, il termine vichingo non indica una sola identità nazionale, ma si può riferire piuttosto ad un gruppo eterogeneo di individui provenienti dal nord Europa, che condividevano cultura ed una lingua germanica nota come norreno. Le abilità di navigazione marittima dei vichinghi erano senza pari nel loro tempo, e questo li ha portati ad avere contatti con molte altre popolazioni. All'inizio dell'VIII secolo, un gruppo di monaci irlandesi si spinse verso la lontana Islanda. La notizia del loro approdo raggiunse le comunità norvegesi, dando così impulso ad una prima ondata migratoria verso l'isola. Da quel momento, i vichinghi del Nord Atlantico divennero noti come Normanni. In Norvegia, nel 985, Erik il Rosso fu esiliato per aver commesso un omicidio. Assieme alla sua famiglia ed alcuni coloni, approdò in Groenlandia, dove sorprendentemente incontrarono delle popolazioni eschimesi con cui ebbero contatti amichevoli. Successivamente, i discendenti di questi vichinghi si spinsero fino ad arrivare all'America del Nord. Infatti, a Lonesome Meadows sono stati ritrovati resti di rovine normanne. I vichinghi, forse a seguito di una crescita demografica importante, avviarono una serie di scorrerie via mare, sempre più organizzate e strutturate, alla ricerca di nuovi territori. Queste incursioni, con il passare del tempo, hanno dato vita a veri e propri insediamenti lungo le coste che si affacciavano sull'Atlantico, la zona che sarebbe divenuta la Normandia, insediamenti che erano diventati vere spine nel fianco del re di Francia. Nel 911, dei vichinghi guidati da Rollone stipularono un accordo con il re di Francia. Questi ultimi si sarebbero sottomessi al re, ma in cambio avrebbero ottenuto il controllo delle terre della Normandia. Successivamente, un lontano parente di Rollone, Guglielmo, nel 1066 vinse la battaglia di Hastings, divenendo così re d'Inghilterra. I primi Normanni giunsero nel sud Italia come pellegrini, secondo alcuni, o chiamati dal duca Longobardo di Salerno nei primi tempi dell'anno 1000. Anche qui attuarono la loro strategia di porsi al servizio dei dominatori per poi ricavarne un proprio spazio e da lì estendere il loro potere su territori più o meno ampi. Aversa fu la prima contea normanna in Italia, nonché la capitale canonica del loro regno nel sud Italia, dalla quale partirono le invasioni che coinvolsero buona parte del meridione. Fondata nel 1022 da Rainulfo Dringo, un nobile della bassa Normandia in esilio, Aversa divenne ben presto una città florida. Da piccolo raggruppamento di casali di campagna, essa si trasformò nel centro nevralgico di arrivo dei Normanni in Italia. Tra coloro che vi si trasferirono c'era la famiglia Altavilla. I membri più importanti di questa famiglia erano i fratelli Roberto d'Altavilla, detto il Guiscardo, e Ruggero d'Altavilla. Roberto d'Altavilla tentò per proprio conto di unificare i domini bizantini, longobardi e normanni dell'Italia del Sud, ma questo tentativo gli scatenò contro la coalizione di greci e pugliesi appoggiati da Papa Leone IX. Nella battaglia di Civitate del 1053, le truppe della coalizione furono sconfitte ed il Papa stesso fatto prigioniero. Roberto liberò il Papa, ma non prima che questi l'avesse riconosciuto come vassallo della Chiesa ed avesse così legittimato il dominio di tutti i territori conquistati. Il riconoscimento legale, invece, venne nel 1059, con l'accordo di Melfi fra Roberto ed il nuovo Papa Niccolò II, che investì ufficialmente il Guiscardo del titolo di Duca di Puglia, Calabria e Sicilia. Quest'ultima, però, non era ancora stata sottratta al dominio arabo. Il compito di riconquistare la Sicilia ricadde su Ruggero d'Altavilla, che nel 1061 la invase e nel 1062 si fece eleggere primo conte di Sicilia. Dopo 30 anni di guerra, nel 1091, la Sicilia divenne completamente sotto il suo controllo.
Ruggero II di Sicilia, figlio di Ruggero I, unificati tutti i territori normanni occupati nel meridione d'Italia, diede vita al Regno di Sicilia e ne divenne re nel 1130. Nelle cronache di Alessandro Telesino si apprende che nel 1137 Ruggero II si accampò a piede il castello di Montecalvo. Questo castello fu costruito sul punto più alto del paese e prende il nome di Castello Ducale Pignatelli dai suoi ultimi feudatari. A causa del terremoto del 1456, dell'originario impianto del castello non rimane traccia. Le strutture oggi visibili, oggetto di un recente e profondo restauro, risalgono alla ricostruzione effettuata dalla famiglia Pignatelli e poi da quella dei Carafa.